Va bene, io direi di iniziare, perché poi io e Marina abbiamo ancora i compiti da fare per domani, quindi dobbiamo andare a casa presto. Ma allora, io direi che la ragione per cui abbiamo invitato nuovamente la stampa è per dar conto di qualcosa che sicuramente, sono certo, segnerà il destino di questa avventura che abbiamo deciso di iniziare qualche mese fa sulla base di una scommessa. Io penso sempre che il modo più intelligente e più nobile di scommettere è quello di puntare su se stessi, particolarmente nell'ambito di una contesa elettorale, per mettersi alla prova, per mettersi in gioco, per sottoporsi al giudizio delle persone che in genere a livello amministrativo, nei comuni come Rivarola ad esempio, ti conoscono e magari danno vita e quindi sanno effettivamente valutare in base alla tua proposta quale tipo di contributo effettivamente potresti portare all'amministrazione pubblica. Noi siamo partiti, ripeto, scommettendo su che cosa? Sul fatto, su un luogo comune che io sento dire da quando sono nato sostanzialmente, che a livello comunale la differenza la fanno le persone. E quindi noi abbiamo visto anche in questa occasione che ci sono persone e organizzazioni che legittimamente hanno deciso di puntare più sull'identificazione, su un'appartenenza partitica, e noi siamo andati invece in un'altra direzione. Abbiamo detto, vabbè, proviamo a vedere che cosa siamo capaci a comunicare intanto con la nostra presenza, con la nostra proposta, senza avvalerci del supporto esterno che danno i partiti, che sono naturalmente una grande risorsa per la democrazia, ma che non sempre poi hanno la capacità di essere così pervasivi rispetto a certe dinamiche, quelle comunali in particolare. Quindi a livello strategico abbiamo detto, bene, c'è un'area elettorale che a nostro giudizio può non essere così sensibile all'appello dei partiti. Io ricordo che 5 anni fa, su oltre 10.000 elettori votanti, si sono recati a votare poco più di 7.000 persone. Quindi 3.000 nostri concittadini, per ragioni diverse certamente, ma hanno deciso o non sono potuti andare a votare. 3.000 cittadini sono una percentuale veramente rilevante, no? Conti fatti, il 35% dei rivarolesi non si è espresso 5 anni fa. Quindi una prima scommessa poteva essere legata a provare a capire come incidere, come intercettare quel tipo, chiamiamola, di disaffezione, di distrazione rispetto alla proposta che ha avuto luogo 5 anni fa. Nello stesso tempo poi, 5 anni fa, il voto si è suddiviso su 4 liste. In partenza noi Rivarolo, siamo partiti cominciando a coagulare le persone che, come 4 amici al bar, hanno cominciato a ragionare non tanto di cambiare il mondo, ma magari di apportare qualche novità a Rivarolo. E poi ci siamo guardati intorno, abbiamo cercato di capire le dinamiche e la comunicazione portata avanti dalla concorrenza, dalle liste, per così dire, avversarie. E abbiamo capito che c'era una posizione in ballo, una situazione in ballo, tale per cui probabilmente avrebbe generato una situazione che noi ritenevamo qualche settimana fa probabilmente la più congrua rispetto a un certo tipo di collocazione. I fatti però poi hanno smentito questa nostra previsione. Abbiamo capito che la nostra strategia, cioè quella di andare a coprire una certa area, avrebbe potuto avere una
dimensione tattica, provando ad avvicinare un gruppo che conoscevamo bene, che io personalmente conoscevo bene, in particolare in alcune rappresentanti, certamente Marina Mittone, per capire se questa nostra strategia poteva trovare in qualche modo un aggancio, cioè poteva facilitare la creazione di un'alleanza. Io nel mio lavoro, nelle mie attività, che riguardano iniziative molto ampie, dove magari si lavora su bandi molto importanti, ho maturato l'esperienza che da soli non si riesce a far nulla, che bisogna cercare sul territorio, negli ambiti più disparati, di mettere insieme delle forze propositive, non necessariamente uguali, identiche, ma sicuramente in grado di integrare e di apportare valore aggiunto ad ogni tipo di proposta. Ci siamo confrontati quindi con Marina e con alcuni rappresentanti del suo gruppo e abbiamo capito che rispetto alla dimensione comunale, rispetto a una serie di cose concrete da fare, c'era una particolare condivisione di obiettivi, magari anche con sensibilità diverse, no? Alcuni di noi propendono magari per una visione più organizzativa e economica dell'amministrazione comunale, qualcuno invece ha sviluppato di più una sensibilità dal punto di vista educativo, dal punto di vista sociale. E tutto questo va benissimo, al punto che io sono arrivato alla conclusione, condivisa da Marina, alla quale tra un attimo cederò la parola, di considerare che l'offerta elettorale di noi Rivarolo, con la presenza all'interno della nostra lista del gruppo Rivarolo Sostenibile, rappresentato da Marina Mittone, non snatura la nostra proposta, anzi la rende ancora più ampia, più strutturata e più in grado di corrispondere e di dare risposte ai fabbisogni di un'ampia gamma di nostri concittadini. E questo è quello che volevo dire io, lasciando naturalmente la parola a Marina. Grazie. Ti ringrazio. Grazie Martino. Allora, innanzitutto ringrazio tutti voi che siete qui questa sera per ascoltare questo nostro messaggio, che è un messaggio alla cittadinanza, un messaggio rivolto a quello che sarà il prossimo futuro della città di Rivarolo. Martino Zucco, il nostro candidato sindaco, ha già fatto una narrazione assolutamente completa del percorso che è avvenuto in questi mesi, queste ultime settimane. E aggiungo qualche elemento che può essere utile per far capire quello che è il nostro intendimento. Rivarolo Sostenibile, come lui ha detto, viene da un'esperienza di civismo, è un movimento civico nato 10 anni fa, esattamente nel 2014, che ci ha portati per ben 2 volte in consiglio comunale e che ci ha consentito di fare un'esperienza importantissima dal punto di vista amministrativo e che ha consentito la nostra crescita in termini di competenze, di esperienze, di conoscenze, che ovviamente come gruppo, come organizzazione politica, avendo noi sia alle spalle l'associazione politico-culturale che avendo espresso anche il gruppo consiliare insieme alla collega Sandra Ponchia, che ringrazio, che sta facendo insieme a me questo percorso bello e stimolante, abbiamo portato avanti un'esperienza che ci ha consentito di crescere e di poter esprimere e intercettare quelli che sono i bisogni della nostra città.
E, abbiamo quindi in questi mesi, in previsione del, diciamo, delle elezioni amministrative, delle elezioni comunali, cercato di dialogare e di aprirci a tutte le forze che potevano essere in qualche modo aderenti a quelli che erano anche i nostri temi, i nostri obiettivi, le nostre aspettative. E facendo questo percorso abbiamo trovato nell'ultimo periodo una convergenza per quanto riguarda i temi, i programmi per Rivarolo, per la nostra città, in questa nuova forza, questa lista civica Noi Rivarolo, dove noi ci sentiamo assolutamente parte integrante, perché ci sentiamo coerenti con quello che è stato il nostro percorso degli ultimi 10 anni. È nuovamente una lista civica che mette insieme persone, come ha già detto Martino, pur provenienti da diverse esperienze, pur con storie personali molto diverse alle spalle, ma che possono trasformare questa diversità in una ricchezza, e questa ricchezza può essere messa al servizio della nostra Rivarolo, della nostra città. Dunque noi abbiamo trovato una convergenza sui temi, sui programmi, sicuramente porteremo le istanze di cui noi ci siamo sempre occupati come Rivarolo Sostenibile, quindi come giustamente ha detto il nostro candidato sindaco, la parte sociale, educativa, la parte ambientale, ma vogliamo crescere, sviluppare ulteriormente la nostra visione a quello che è tutta la parte sociale ed economica. Non si può parlare di, diciamo, di ambiente se non parliamo anche di sostenibilità economica, se non parliamo di green economy, e quindi sono tutte novità che in questi ultimi anni siamo stati abituati a sentire, su cui abbiamo discusso, ma su cui siamo chiamati a, diciamo, a elaborare delle azioni concrete per la nostra città. Ma partiamo prima di tutto da quello che sono le esigenze dei nostri cittadini, le esigenze della città, le esigenze delle frazioni. Abbiamo un territorio che ha bisogno di essere sviluppato sotto tutti i punti di vista, può essere ulteriormente ampliato nella sua attrattività, e parlando di attrattività credo che possiamo parlare di qualsiasi tipo di tema, di bellezza, di arredo urbano, di eventi, di pulizia, di manutenzioni, cioè temi che comunque non hanno una appartenenza politica, ma sono temi trasversali che quindi possiamo trattare come persone che si aggregano in una compagine che vuole veramente mettersi al servizio della città. E noi quindi siamo assolutamente stimolati da questo nuovo percorso, metteremo tutto quello che è il nostro impegno per riuscire a parlare col maggior numero di persone, col maggior numero di nostri concittadini, per far passare questo messaggio e per trasmettere la voglia di lavorare che noi abbiamo per la nostra città, il fatto che ci mettiamo al servizio, che vogliamo unire le nostre competenze. Il nostro percorso, che dire, è stato abbastanza anche veloce in queste ultime settimane. Con Martino c'è una conoscenza trentennale, abbiamo già avuto modo di dirlo a qualche altro, insomma, in qualche altra occasione mediatica. E sicuramente ci accomuna la professione, lui proviene dal mondo della formazione professionale, io dal mondo dell'insegnamento, quindi sicuramente abbiamo una visione molto simile di quello che deve diventare la nostra Rivarolo, di quello che possono dare le generazioni future, anche, diciamo, una visione educativa ma molto pragmatica, perché siamo abituati comunque a gestire le persone, a gestire comunque le nostre risorse umane, quindi speriamo di poter fare bene e vogliamo fare bene per la nostra città. E siamo qui. Se ci sono domande da parte della stampa, a partire dalla strana coppia, in realtà se pensiamo
che le cose nel mondo rimangano sempre uguali a loro stesse, sbagliamo, perché questi ultimi 5 anni che abbiamo vissuto a livello internazionale, a livello nazionale, ci hanno dimostrato come effettivamente si siano verificati tali e tanti cambiamenti che, per carità, qualcuno legittimamente può pensare di affrontare i problemi di oggi con degli schemi e dei modelli che io ritengo superati e comunque del passato, e altri invece, avendo fatto un certo tipo di percorso, essendosi confrontati con problematiche nuove, si rimettono, come ho avuto modo di dire prima, si rimettono in gioco, riflettono criticamente su quanto fatto e quanto si potrebbe e si dovrebbe fare, e cambiano posizione. Io ti ringrazio per aver riconosciuto la mia lealtà nei confronti di un gruppo, in particolare di alcuni rappresentanti di quel gruppo, dal quale io mi sono distanziato solo per questioni di progetto amministrativo. Io non ho nemici e penso di non essere considerato nemico di nessuno, ma io ho ricordato anche la volta scorsa che mi sono sempre riconosciuto fin da ragazzo in un partito, il Partito Liberale, che non è mai stato considerato storicamente, non è un partito ideologico, è un partito di opinione, e come tali le opinioni cambiano a seconda dei contesti, no? Come diceva il filosofo, non ci immergiamo mai nella stessa acqua, pantarei, tutto scorre, e conseguentemente nel momento in cui tutto scorre, ciascuno poi è libero di scegliere e di dare risposta ai problemi in maniera diversa. Questo, e concludo, senza rinnegare nulla di quello che amministrativamente ho fatto all'interno della Giunta Bertot, e prima ancora, per quei pochi che se ne ricordano, nella Giunta Rostagni, perché sono passato attraverso momenti diversi. Dal momento che non ho mantenuto inalterata la mia anagrafe, il tempo è passato anche per me, quando scorrendo il tempo uno ha modo di rivalutare quello che ha fatto, in questa particolare occasione io e il nostro gruppo ha ritenuto di fare una scelta, ma non dico neanche anticonformistica, una scelta di occupare uno spazio elettorale che a nostro avviso sarebbe risultato sguarnito. E quindi diamo una risposta in questo senso. La presenza di un gruppo che in qualche modo era contrapposto in esperienze precedenti, oggi all'analisi che congiuntamente abbiamo fatto può perfettamente integrarsi, perché abbiamo intenzione di dare delle risposte molto puntuali, molto precise su alcuni temi. Questi sono gli anni in cui a livello di comunicazione politica si parla di transizione digitale, transizione ambientale, transizione ecologica. Allora, se tutto transe, se tutto si sposta, e allora è evidente che chi ha intenzione di seguire criticamente, attenzione, senza anche qui abbracciare degli slogan, ma se qualcuno ha intenzione di seguire criticamente certe tendenze, perché sono e continuano ad essere in atto dei cambiamenti, io credo che questo sia assolutamente lecito e coerente, e che non ci sia assolutamente nulla di strano in un'alleanza come quella che abbiamo portato avanti, particolarmente se si basa su un rispetto e una stima reciproca che non è mai mancata, perché se è vero che Marina e qualcuno del tuo gruppo è stato molto battagliero e critico nei miei confronti, però non è mai mancato il rispetto, e questo per me è fondamentale.
cosa aggiungere allora per proseguire nelle risposte da dare. Ma sì, giustamente Martino ha parlato di momenti storici. Sicuramente ogni momento storico ha i suoi protagonisti e ha le sue vicende che bisogna saper contestualizzare. Effettivamente non è vero che ci siamo trovati alle volte ad avere delle posizioni diverse, ma sempre esattamente in questi termini, con una dialettica di confronto, cioè posizioni mai comunque radicali che avrebbero fatto sì che ci potesse essere una contrapposizione violenta. Anzi, ho sempre personalmente apprezzato il tipo di dialettica e gli interventi di Martino, anche quando siedevamo in consiglio comunale dalla stessa parte dai banchi delle minoranze, comunque la capacità di analisi, ma anche la capacità di sintesi. È quello che personalmente ritengo sia la cosa sia cosa assai necessaria per quanto riguarda l'amministrazione di Rivarolo, il saper fare sintesi e il saper intervenire in maniera puntuale sui bisogni sui bisogni dei cittadini. Quello che ci ha particolarmente attirati è il modo di approcciare. In questi anni personalmente avrei voluto un modo diverso di approcciare i temi dal punto di vista dell'amministrare, dal punto di vista dell'agire amministrativo, un modo diverso, più veloce, con delle risposte diciamo più centrate su quello che erano i bisogni. Quindi, come dire, un maggior fare, un maggior agire per la nostra città. Questo è stato la modalità che su cui più ci siamo sentiti vicini, il fatto di poter lavorare e ascoltando anche meglio la nostra cittadinanza, perché sicuramente una cosa che è mancata molto in questi anni è l'ascolto, lo stare in mezzo alla gente. Io vivo in una frazione Argentera, dove sono nata, vivo lì, ho la mia casa, sto in mezzo ai cittadini e molto spesso mi sento dire non si vedono gli amministratori se non durante la campagna elettorale. Questa è una mancanza grave, è una mancanza che si sente molto, no? il poter interloquire e il sentire vicini i propri amministratori. Per cui noi vogliamo fare un percorso assolutamente innovativo, spogliato da tutto quello che può essere il passato e anche il relativo pregiudizio che può venire da un retaggio culturale o politico delle dinamiche delle vicende passate. Le vicende passate si devono leggere e contestualizzare. Si è fatto l'esempio prima di Villa Vallero, in quel tempo la chiusura di Villa Vallero era stata recepita dalla cittadinanza effettivamente come una cosa ingiusta, c'erano delle ragioni comunque normative alla base. Come prospettiva futura, però, poi quella villa che è diventata un polo culturale, un polo di aggregazione, nel tempo tutte le amministrazioni che si sono susseguite ne hanno visto la natura di polo culturale e polo di aggregazione. E addirittura oggi abbiamo un progetto di PNRR che investe più di 1 milione di euro per la ristrutturazione di quella villa come polo culturale e anche di aggregazione interculturale. Quindi c'è stata una storia, un'evoluzione amministrativa, non bisogna fermarsi. È nata poi un'altra scuola che poi è stato anche un presidio importante, educativo, la scuoletta della Bicocca in frazione Pasquaro, dove peraltro abbiamo un corpo docenti statale molto valido ed è una scuola molto attrattiva. Quindi le scelte possono essere contestate, ma poi vanno contestualizzate, vanno capite e vanno assimilate, diventano alla fine un patrimonio di tutte le amministrazioni che si susseguono. E d'altronde sarebbe sbagliato dire una nuova amministrazione che entra
rivoluziona tutto quello che c'è stato prima. No, perché prima ci sono stati degli investimenti grazie ai fondi diciamo che provengono dalle tasse dei cittadini, e quindi progetti che magari noi nuovi amministratori del domani speriamo si potrebbe non aver condiviso del tutto, non possono essere buttati a mare soltanto per questioni ideologiche. Quindi questo è un po' il nostro sentire, ecco. Noi siamo proiettati al futuro, vogliamo avere una visione nuova. Questa nuova aggregazione, che come ho detto Rivarolo Sostenibile è un'associazione politico-culturale, in questa tornata amministrativa ha sentito la stessa esigenza di cui parlava Martino, di andare a colmare un vuoto al centro. Ha funzionato per noi questo confronto, questo dialogo, e quindi portiamo avanti convintamente questo percorso. No, la lista è chiusa. La squadra è un contenitore della lista, perché intorno a questa lista noi stiamo progressivamente scoprendo che c'è interesse, e quindi esattamente come stasera, porte aperte a tutti quei cittadini che per curiosità, per interesse, perché scoprono di avere qualche elemento di in comune, una visione in comune. Noi in questo momento il problema della lista lo consideriamo un problema tecnico, ma a fronte di questo ci interessa molto di più la questione della partecipazione dei cittadini al nostro progetto. Quindi più cittadini, oltre ai 16 candidati, parteciperanno al nostro progetto, e più noi avremo la convinzione di aver individuato una strada percorribile. Che sia la vincente, questo soltanto le urne lo potranno dire, ma certamente noi avremo raggiunto degli obiettivi che dal punto di vista del valore democratico di un'elezione non sono assolutamente secondari. Ecco, aggiungo ancora un elemento per completare le risposte circa le domande fatte poc'anzi. Rivarolo Sostenibile, all'interno della lista civica Noi Rivarolo, avrà i suoi esponenti, avrà persone che noi mettiamo a disposizione con le relative esperienze, con le relative competenze, e per noi la cosa importante è contribuire ad un lavoro di squadra. Quindi in quest'ottica vogliamo assolutamente portare al servizio della città quello che può essere la nostra esperienza pregressa. Non ci sono, diciamo, velleità di alcun tipo, siamo all'interno della squadra per lavorare. Il gruppo è assolutamente in appoggio, sta lavorando, e stiamo lavorando anche alle istanze programmatiche. Dunque credo che Rivarolo abbia bisogno soprattutto di una squadra di persone disponibili, competenti per riuscire a lavorare sulle tante esigenze. Sono davvero molti i problemi che dovremo affrontare, e quindi noi con questo spirito di servizio, di assoluta aggregazione al servizio della città, ci mettiamo a disposizione. Aggiungo, siamo molto ambiziosi in tutto questo, perché sappiamo quali sono le dinamiche di un'elezione, no? Si genera una lista, poi anche la lista vincente purtroppo non può portare tutti i propri candidati in maggioranza, si fanno le riunioni progressivamente e progressivamente il gruppo si sfilaccia, poi all'interno di una maggioranza, non siamo ingenui, subentrano comunque, no? Momenti di tensione, momenti di confronto più aspri, eccetera. Ma noi tutto questo a noi è chiarissimo, lo mettiamo in preventivo,
Siamo persone responsabili e consapevoli, e quindi anche nelle difficoltà al nostro interno io sono certo che non perderemo diciamo la rotta, e saremo in grado comunque sempre di ricomporci laddove poi delle visioni diverse ci dovessero portare a qualche fraintendimento. Però siamo molto concentrati su questo obiettivo.